Siamo all'Istituto Superiore Merendino, l'Istituto Tecnico Alberghiero, nella sede di Brolo, in compagnia della dirigente scolastica di Maria Ricciardello, che questa mattina ci fa conoscere un progetto particolare che hanno costruito i ragazzi di questa scuola in un momento assolutamente difficile e particolare come quello che stiamo vivendo, dove siamo vincolati e limitati purtroppo dalla pandemia del Covid. Buongiorno. Professoressa. Buongiorno e benvenuti all'Alberghiero di Brolo. Sono felice di ospitarvi e anche di farvi conoscere questo progetto alla ricerca dei sapori perduti, perché abbiamo inteso fare una grande alleanza educativa con il territorio, far conoscere e riscoprire i prodotti del nostro territorio ai nostri giovani studenti. Ecco, vogliamo dire che l'Istituto Alberghiero si sta muovendo in maniera anche abbastanza concreta alle nostre spalle, anzi alla nostra sinistra c'è l'istituto, l'immobile che sta per essere completato nella ristrutturazione. Sì, veramente questa è una bellissima notizia, è un bel regalo che abbiamo avuto in quest'anno 2020 funestato da tante tragedie. La bella notizia di vedere iniziare i lavori, il prossimo anno avremo un istituto all'avanguardia, un istituto moderno, un istituto innovativo con laboratori attrezzati e spazioso, questa è la cosa più importante. E ancora più importante avremo un laboratorio, un istituto che potrà accogliere nella massima sicurezza tutti gli istituti, tutti gli alunni del circondario, del bacino di utenza della scuola. Pensate che noi qui accogliamo alunni che vengono da 36 paesi diversi dai Nebrodi. Quanti sono in questo momento gli alunni che frequentano la scuola? 300 in questo momento. Bene, adesso entriamo dentro e andiamo a degustare un menù virtuale legato a questo particolare progetto. Prego. Siamo all'interno della cucina della scuola dell'Alberghiero di Brolo. Questo è il cuore pulsante di questa scuola. Qui inizia tutto, iniziano le sperimentazioni, inizia la didattica degli alunni che frequentano questa scuola. Come nasce questa idea e questo progetto? È vero, questo è davvero il cuore dell'alberghiero, questo è il laboratorio di cucina, qui accanto c'è il laboratorio di pasticceria, oggi è vuoto perché gli alunni sono in vacanza, ma questa è una grande fucina di lavorazione tutti i giorni, da lunedì a sabato, i ragazzi si cimentano a riscoprire le antiche ricette, a lavorare, a sperimentare, insomma tutte le procedure che ci sono in una cucina laboratorio, qual è quello dell'alberghiero di Brolo. E questo progetto è chiaramente stato realizzato qui, in questo locale, e nasce dall'idea che possiamo riscoprire il passato e allo stesso tempo innovarlo. Possiamo dare valore a tutte le risorse che il nostro territorio ci offre. Vede, molti dei prodotti che i ragazzi lavorano in questa cucina vengono dalla nostra azienda agraria di Contrada Amola, dove abbiamo gli agrumi, dove produciamo l'olio, dove produciamo il vino, dove abbiamo gli ortaggi e dove abbiamo anche una serra, dove sperimentiamo tantissime culture, perché vede, il cambiamento è in atto. La next generation di cui si parla a livello economico è già presente in mezzo a noi e quindi abbiamo cercato di capire e di aiutare a formare una generazione che potesse col tempo diventare consapevole di quelli che sono i grandi cambiamenti in atto, i cambiamenti, perché vedete, c'è bisogno di giovani che possono non solo affrontare il cambiamento, ma costruire anche un mondo migliore, perché le sfide che questi ragazzi devono affrontare sono veramente grande, enorme, e quindi c'è bisogno di tornare al biologico, c'è bisogno di avere prodotti a chilometro zero, c'è bisogno di un'educazione alimentare che aiuti anche la popolazione a stare bene. E noi questo abbiamo inteso fare con questo progetto, alla ricerca dei sapori perduti, quei sapori che schierano l'essenza di questo territorio, di tutto il territorio dei Nebrodi, quei prodotti che venivano un tempo preparati in cucine di case di colline, nei paesi, in tutti i paesi dei Nebrodi. Pensi che noi abbiamo ragazzi da 36 paesi e ognuno di loro viene qua con delle tradizioni che sono diverse. Allora noi abbiamo cercato di rendere questi ragazzi protagonisti e di affiancare, perché vede, anche la generazione di docenti, i docenti che lavorano in questa scuola,
non sono i docenti come si può pensare tradizionalmente, non sono docenti che si mettono di fronte all'alunno, sono docenti che stanno a fianco all'alunno e insieme a loro, insieme ai nostri studenti, costruiscono le attività didattiche. Questo è stato questo progetto. È stato molto bello vedere i ragazzi. Anche in epoca di chiusura della scuola, noi abbiamo avuto la scuola aperta soltanto per il laboratorio, è stato bellissimo vedere questi ragazzi che venivano dal loro paese e poi sentir loro dire: a mia nonna questo piatto lo preparava, a mia mamma non lo fa in questo modo. È stata veramente una ricerca culinaria, ma anche una ricerca culturale importante, fondamentale, e sono certa che ha lasciato un segno in tutti gli studenti, perché... pensare, vede, io quello che mi fa spesso arrabbiare, quello che non tollero, è l'idea che gli istituti professionali siano scuole di ripiego, siano scuole dove non si studiano. Invece no, sono scuole dove si studia, ma si studia per competenze, dove si acquisiscono le competenze per entrare o nel mondo del lavoro, ma anche per continuare gli studi. E moltissime dei nostri studenti diplomati frequentano l'Accademia della Cucina, che è un percorso triennale, e molti di loro lavorano purtroppo in giro per il mondo, perché nonostante la filiera agroalimentare sia una filiera importantissima e che dà lavoro a tantissime persone, ed è quella filiera che durante questo periodo di lockdown ha avuto una grande impennata come consumo, nonostante questo qui lottiamo in un territorio che non sa ancora valorizzare le proprie risorse, in un territorio che ancora stenta a decollare dal punto di vista turistico, e quando dico turistico intendo tutto ciò, tutto l'indotto che il turismo porta con sé. E allora come scuola, credo che abbiamo come scuola, come istituti professionali, abbiamo anche il dovere di formare giovane generazione in modo diverso. È stato un anno veramente difficile sia per i ragazzi sia per noi, per tutta la scuola. Abbiamo dovuto rimodulare, insomma, il nostro metodo di insegnamento. Abbiamo iniziato in presenza, poi il decreto ministeriale ci ha costretti alla didattica a distanza, e quindi i ragazzi a casa, sparsi nei loro paesi, nelle loro case, e noi attraverso il computer, insomma, cercare di riagganciarli e di far sempre sentire loro la presenza della scuola. Poi il decreto ci ha permesso di iniziare con i laboratori in presenza, e quindi contemporaneamente didattica a distanza, e quindi didattica digitale integrata, a distanza tutte le materie, quindi a distanza, però i ragazzi in presenza qui nei laboratori. Ed è stato bellissimo, perché i ragazzi vogliono venire a scuola, loro amano venire a scuola, amano i nostri laboratori. E allora vederli lavorare mentre tutti gli altri compagni sono a casa, a distanza, è stato proprio commovente. Anche perché abbiamo realizzato tanti lavori, tanti video, per poter infatti incentivarli, motivarli sempre di più a venire a scuola e a rendere proprio tangibile il loro lavoro. Hanno realizzato dei piatti della tradizione, proprio rivisitando le loro tradizioni e mettendo dentro cultura, amore, arte, storia, tradizione, mettendo proprio tutto, la loro professionalità. E quindi è stato proprio bello. Loro vengono dai paesi e lavorano con entusiasmo, con amore, con fantasia. Ed è proprio bello, commovente poterli seguire in questo percorso, insomma. Per realizzare questo lavoro chiaramente non c'è dietro solo una persona, ci sono tante persone. La dirigente è sempre al nostro fianco, è sempre lì a dire fate, è sempre lì a dire io ci sono, ed è una cosa bellissima perché non siamo mai soli. E poi il nostro è un team che lavora veramente con piacere, con amore, con professionalità. Allora io infatti ne approfitto per ringraziare tutti i miei colleghi, di cucina che ora nomino proprio singolarmente: il professore Salvo Filangeri, la professoressa Faranda Emanuela, il professore Rottino Francesco, Sant'Angelo Ignazio e il professore Salerno, che è un professore giovanissimo. Poi abbiamo i professori di sala, e allora Luigi Nicolosi, Cecilia Siracusano, Mimma Furnari, e poi tutto il personale ATA, i tecnici in cucina e tutti gli altri professori che ci supportano, lavorano dietro le quinte e lavorano veramente con tanto amore, con tanto entusiasmo. Il Marendino è una squadra, l'alberghiero è proprio una scuola, secondo me è una scuola del presente e del futuro, perché la crisi, io dico sempre ai ragazzi,
si può sentire in tutti i settori, ma non nella cucina, perché la cucina, proprio ognuno di noi ormai vuol mangiare, ma non si mangia solo col gusto, si mangia con gli occhi, si mangia con la fantasia, si mangia proprio il gusto, è proprio fa parte tutto di un sistema, fa parte c'è storia, c'è tradizione, c'è tutto nel gusto, si mangia anche con gli occhi, la presentazione del piatto è fondamentale. E quindi non solo si lavora in cucina, ma si lavora in sala, il piatto si crea, e quindi io ringrazio veramente tutti i nostri alunni che anche a distanza ci supportano, e quando li chiamiamo sono sempre pronti a venire, sono sempre a dire lì sì prof, io vengo, se c'è bisogno io vengo. E quindi è veramente un lavoro di squadra, il nostro è una cosa molto molto bella. Io invito tutti i ragazzi a venire a visitare i nostri laboratori, perché noi siamo qui tutti i giorni. Come potete vedere, ci siamo seduti a questa splendida tavola apparecchiata con tema natalizio nella sala di ristorazione, nella sala ristorante dell'alberghiero di Brolo. Ci sediamo qui insieme alla preside, a Maria Ricciardello, per chiacchierare di questi video realizzati dai ragazzi dell'istituto per raccontare queste ricette antiche che vengono preparate all'interno della cucina che abbiamo appena visto. Preside, qual è l'obiettivo finale di questi video? Allora, intanto devo dire che sono esercitazioni didattiche vere e proprie, e quindi fanno parte del nostro programma di apprendimento. Li pubblicizziamo sui social, anche con Antenna del Mediterraneo, e vi ringraziamo veramente per la vostra disponibilità, perché vogliamo promuovere e far conoscere l'offerta Morendì, l'offerta didattica del nostro istituto, che è l'Istituto Merendino di Capodorlando, come voi sapete, che ha tanti indirizzi: l'odontotecnico, l'agricoltura e sviluppo rurale, il geometra, la ragioneria, che anche se hanno cambiato nome, insomma, sono anche questi indirizzi antichi che si sono innovate nei contenuti e negli insegnamenti. Ma mi sono resa conto, appena l'anno scorso arrivato in questo istituto, che l'offerta del merendino non è conosciuta sul territorio. Io non tollero che si possa dire che i ragazzi in questa scuola non studiano, che questa sia una scuola di ripiego, perché questa è una scuola che ha un'offerta formativa molto bella. E deve pensare, i ragazzi dell'alberghiero studiano tecniche di comunicazione, studiano storia dell'arte. Lei, qui siamo nella sala ristorante, accanto abbiamo la sala bar, da quell'altra parte abbiamo il laboratorio di ricevimento, perché abbiamo tanti indirizzi, tante opzioni di studio. I ragazzi possono specializzarsi nell'attività di cucina e quindi diventare chef, ma anche nell'attività di sala, bar e vendita e quindi diventare maître, ma anche guidare, lavorare nelle reception dei grandi alberghi. Abbiamo l'indirizzo accoglienza turistica, e poi possiamo anche specializzare quelli che sono i laboratori, e quindi abbiamo la specializzazione nell'arte bianca per il panificio, ad esempio, abbiamo la specializzazione nei prodotti di provenienza, nel pesce ad esempio, oppure abbiamo la specializzazione di pasticceria. Insomma, sono tante le cose, le specializzazioni che i ragazzi possono acquisire, perché vede, quella dei nuovi gli studi professionali sono in questo momento oggetto di una riforma veramente copernicana, che è chiamata dei nuovi percorsi professionali, dove non si parla più di discipline, ma si parla di insegnamento per acquisire le competenze che agli alunni e agli studenti possono servire per interpretare la realtà. E questa è la cosa fondamentale, perché secondo me, io mi permetto di dire che questo territorio non ha saputo interpretare la realtà e la vocazione naturale, interpretare la realtà e inserirsi in questa realtà futura che è sempre in cambiamento. Cioè, gestire il cambiamento significa formare delle menti flessibili, in grado di capire che spesso quello che viene programmato deve essere modificato, e quindi essere pronto a modificare e anche ad aggiornare. Lo facciamo tutti i giorni, noi ci aggiorniamo continuamente, aggiorniamo le nostre conoscenze, e credo che che la pandemia ci ha dato una grande lezione. Se veramente è stata una tragedia da una parte, dall'altra parte però ci ha fatto conoscere delle risorse come quelle digitali, che sono fondamentali per portare ad esempio la formazione vicino a casa di tutti gli studenti. Io ho incomodato gratuito ai ragazzi, come istituto merendino, più di 100 computer, abbiamo acquistato la connettività, e mi sono resa conto però
proprio sulla scorta delle richieste che venivano dai nostri alunni, che c'è un digital divide enorme nel nostro territorio. Ci sono paesi di collina dove non c'è una connettività adeguata. Alla fine l'amarezza che mi è rimasta di questa didattica a distanza è questa, che ha aumentato le divisioni tra gli studenti, perché una cosa è avere una famiglia che segue l'alunno, che segue lo studente a casa durante le attività didattiche e lo segue con i dispositivi moderni e quindi con la connessione a fibre ottiche, e un'altra cosa vivere in questi paesini dove magari il segnale non arriva. E quindi devo dire che noi abbiamo fatto il possibile, non io ma chiaramente i docenti, io solo coordinato, per stare vicino ai nostri alunni in una situazione che devo dire per la prima volta nelle scuole sono arrivati dei fondi sufficienti sia per l'acquisto dei dispositivi sia per il noleggio, ma anche per annoleggiare la connettività, e quindi abbiamo dato ai ragazzi dei piccoli modem con le schede. Insomma, è stato un grande lavoro, però anche una grande lezione. La lezione secondo me più importante che resta a una scuola è questo: dobbiamo stare accanto ai nostri alunni, a ognuno di loro, dobbiamo fare il possibile per non lasciare nessuno indietro, perché una scuola, ma un territorio cresce se cresce mediamente tutta la popolazione. Cioè dobbiamo abbandonare l'idea che solo un piccolo gruppo può andare avanti e il resto resta indietro, perché questo non è sviluppo, non è uno sviluppo che serve al futuro, perché il futuro ci richiede di rivedere quelle che sono anche le nostre posizioni rispetto ai cambiamenti climatici, rispetto alla coltivazione, rispetto anche alla produzione di quelle che sono i prodotti tipici del territorio, che devono essere anche queste rivisitate in chiave moderna. E noi lo facciamo, ad esempio, lo facciamo con l'azienda agraria di Contrada Amola. L'Istituto Merendino, oltre a una serra di 500 metri quadrati climatizzata dove i ragazzi fanno sperimentazione, possiede anche un'azienda agraria di 7 ettari. E questa per noi è una realtà bellissima, perché voglio dire, quello dell'agricoltura è un campo fondamentale per lo sviluppo futuro, e quindi formare dei giovani al cambiamento, al biologico, alla biodiversità. Sul nostro territorio c'è una biodiversità che anch'io sto scoprendo giorno per giorno, che è incredibile. Ebbene, di questo non si parla. C'è bisogno anche di avere una politica attenta al territorio, che stia accanto alle scuole, a tutte le scuole, ma in modo particolare agli istituti professionali e agli istituti tecnici, perché trascurare l'istruzione professionale e l'istruzione tecnica significa, a mio parere, avere in futuro un tasso di disoccupazione ancora più elevato. Bene, a questo punto vediamo come si raccontano questi ragazzi, come ci raccontano attraverso questi video proprio questo patto tra territorio e scuola, tra territorio e istituto alberghiero Merendino, dove gli insegnanti cercano ogni giorno di far diventare la tradizione uno strumento per l'innovazione, per lo sviluppo economico del territorio. Partiamo con i primi video, che sono dedicati alla realizzazione delle muffolette, se non sbaglio, e poi del soufflé di zucca. Partiamo proprio con degli elementi che potrebbero essere utilizzati in un menù ideale per un antipasto. Claudia Pinzone, frequento l'istituto alberghiero di Brolo e oggi vi parlerò delle muffolette con curcuma, zenzero e sesamo. Queste muffolette sono un piatto tipico dell'arte bianca siciliana, di solito si mangiano con le panelle. Gli ingredienti di queste muffolette sono farina integrale, di grano duro e di grano tenero. Poi c'è il lievito di birra, il sale, il sesamo, il curcuma e zenzero. E poi l'acqua. Queste muffolette si preparano così: mescolare le tre farine, poi dobbiamo sciogliere il lievito nell'acqua, poi dobbiamo aggiungere il curcuma, il zenzero e il sale, e poi li mescoliamo energicamente così da ottenere un impasto elastico. E poi li lasciamo lievitare la prima volta, ci vogliono intorno 12 ore,
e poi dopo le 12 ore li impastiamo e dopo li lasciamo per la seconda volta altri 6 ore. Poi gli diamo una forma, a forma di sfera di circa 50 grammi ciascuno, e dopo li inforniamo nel forno a 220 gradi. Dopo, appena sono dorate, le usciamo dal forno e ce li mangiamo. Buongiorno, sono Marco Lazzaro e oggi presenteremo un soufflé con la provola dei Nebrodi. Il soufflé è composto dalla prova dei Nebrodi e gli ingredienti sono uova, zucca e del latte. La zucca verrà usata appunto come vellutata per l'impiattamento e si fa cuocere la zucca insieme a del rosmarino e del sale e poi appunto va messo nel mixer per fare questa crema. Poi metteremo il tortino appunto per 20 minuti nel forno a 180 gradi circa e poi verrà impiattato. Buongiorno, sono Andrea della terza BS e oggi vi presento il vino gigante. Il terre siciliane Malvasia migrante dell'antica Tindari nasce da uve coltivate sul territorio affacciato sul mare alle pendici del promontorio di Tindari. L'azienda vitivinicola antica Tindari è una combinazione di vini di qualità rigorosamente autoctone di appartenenza alla famiglia Martino da ormai diverse generazioni. Buongiorno, sono Christopher Sinagra e frequento la prima B dell'alberghiero di Brolo. Oggi proporremo un antipasto di carciofi, i carciofi alla villanella. Per fare questi carciofi ci servono dei capperi, delle olive, dei pomodorini, dell'aglio, del pecorino e del pan grattato ed infine dell'olio extravergine d'oliva. All'inizio prepariamo una ciotola con dell'acqua e mezzo succo di limone, dove poi successivamente metteremo i carciofi in modo che non si anneriscano. Incominciamo a lavare le foglie più dure e poi li taglieremo fino a 3/4 cm. Dopo averli tagliati li dividiamo e li mettiamo nell'acqua acidula. Dopo nel frattempo inizieremo a tritare finemente i pomodori, i capperi, le olive e l'aglio, che poi aggiungeremo al pan grattato e al pecorino in modo tale da ottenere un composto omogeneo. Dopo aver ottenuto questo composto omogeneo, usciamo i carciofi dall'acqua acidula e li facciamo un po' scolare. Dopo li compattiamo e li mettiamo a rosolare da tutti e due, da entrambi i lati. Dopodiché aggiungeremo la scorza d'arancia dell'acqua e aggiusteremo di sale. Lasciamo cuocere per altri 20 minuti ed infine a cottura ultimata aggiungeremo il prezzemolo tritato in modo da dare quel tocco di freschezza in più. Sono Sofia della terza BS e oggi vi presento il vino migrante dell'antica Tindari. Abbiniamo questo vino al piatto di oggi, che sono i carciofi alla Viddanedda. Il segreto per un buon abbinamento tra vino e carciofi è scegliere un vino privo o povero di tannini. Alla vista appare limpido, con riflesso giallo paglierino. Al naso si esprime con sentori di frutti gialli e delicate note floreali. Al palato si presenta fresco, ben equilibrato e armonico.
Buongiorno, sono Noemi, un'alunna della quinta BS dell'Ipsar di Brolo. Oggi presenteremo delle linguine profumi di Nebrodi al flambè. Gli ingredienti sono olio extravergine d'oliva, cipolla e funghi precedentemente trifolati dell'azienda agraria di Capodorlando. Poi abbiamo della pancetta, del suino nero dei Nebrodi, della fonduta precedentemente lavorata della provola dei Nebrodi e delle noccioline tritate del comune, sempre dei Nebrodi, del comune di Sinagra. Mettiamo 2 cucchiaini di cipolla. La facciamo rosolare. E poi aggiungiamo la pancetta di suino nero dei Nebrodi. Poi aggiungiamo i funghi precedentemente trifolati e poi andiamo a flambare col del cognac. Aggiungiamo dell'acqua di cottura e poi aggiungiamo la pasta. La lavoriamo per bene. E ora andiamo a creare il piatto. Gli mettiamo tutti i condimenti. E poi lo andiamo a decorare con delle noccioline tritate. Buongiorno a tutti, sono Antonio Candido, studente del Quinta C dell'Istituto Alberghiero Francesco Paolo Merendino, della sezione di Brolo. Oggi vi presenterò un piatto tipico della tradizione siciliana, in particolare della tradizione palermitana, che sarebbe la pasta chi broccoli riminati. In pratica il protagonista sarebbe il cavolfiore, che appunto sarà prima sbollentato e poi soffritto con della cipolla, le acciughe dissalate precedentemente, uva sultanina e pinoli. Poi chiaramente la pasta, che useremo dei bucatini, lo zafferano, che useremo sia nella preparazione della pasta sia nella preparazione del cavolfiore soffritto con gli ingredienti precedentemente detti, e poi delle mandorle, che useremo principalmente nella decorazione del piatto finito. Questo piatto comunque consiste nella rappresentazione della tradizione palermitana povera, perché è principalmente un piatto povero, dove si capisce tra virgolette bene il contesto dall'utilizzo del pan grattato, perché i poveri anticamente lo usavano come se fosse un sostituto del parmigiano, del nostro formaggio grattugiato. Questo piatto farà parte sempre del nostro progetto enogastronomico e vi rimanderemo alla prossima ricetta. Mi chiamo Aurora Laguidara, sono della quarta BS dell'Ipsar Merendino. Oggi presentiamo il Negrè. Nasce da una vite rossa unica di Nero d'Avola. Come risultato della freschezza del suolo e delle escursioni termiche del Golfo di Patti, danno al vino il modo di esprimere un bouquet di aromi, mantenendo la struttura invidiabile. Ha un colore rosso rubino intenso, con sentori di frutta matura, accompagnati con delle spezie di cacao e vaniglia. Eccellente l'equilibrio di struttura, pieno e rotondo, con un tannino dolce e vellutato. Mi chiamo Francesco Serraino e studio all'alberghiero di Brolo. E oggi abbiamo preparato un risotto al bosco dei Nebrodi, composto da del riso, funghi offerti all'azienda agraria collegata con noi, provola del casale, prezzemolo, castagne
e verdure per fare il brodo vegetale. Abbiamo preso il riso e l'abbiamo fatto prima sottostare, sfumare con del vino rosso e l'abbiamo messo da parte. Poi abbiamo preparato i funghi, li abbiamo spazzolati, tagliati a julienne e li abbiamo trifolati con un po' d'olio e del prezzemolo e uno spicchio d'aglio per dare più sapore. E fatto questo abbiamo messo a bollire delle castagne con un filo d'olio per renderle più lavorabili e per rilasciare gli amidi che poi servono per fare un maggior sugo al riso. E abbiamo composto il piatto mettendo prima il riso, poi abbiamo messo un po' di brodo vegetale per iniziarlo a farlo cuocere e abbiamo aggiunto i funghi trifolati e le castagne che sono state sbucciate e dopo sono state bollite e le abbiamo messe nel riso. Fatto tutto questo abbiamo messo per mantecare un po' di provola del casale e dell'olio di oliva. Abbiamo decorato tutto con una castagna intera, e del prezzemolo e sempre l'olio che è stato offerto sempre dalla nostra azienda agraria. Questo piatto stagionale che valorizza i prodotti del nostro territorio per oggi è concluso, ma il viaggio non finisce qua e ci vedremo al prossimo piatto. Il vino in abbinamento abbiamo deciso di il Don Giovanni della cantina di Tindari di Vatti. È il risultato di un antichissimo vitigno autoctono riscoperto dalla famiglia Martino, la cui raccolta manuale avviene tra la fine di settembre e i primi di ottobre. È il periodo ottimale per avere un giusto equilibrio tra acidità, zuccheri, polifenoli e antiossidanti. La fermentazione avviene prima in acciaio e poi in bottiglia per 6-8 mesi per valorizzare le sue caratteristiche. Allora, il vino alla vista appare rosso rubino con riflessi violacei, è limpido e abbastanza consistente. Al naso abbiamo sentori di frutti di bosco e note speziate e violetta. Al palato notiamo una buona freschezza e un'eleganza di tannini. Infatti lo abbiniamo a questo risotto proprio per i tannini e per la freschezza. Buongiorno a tutti, sono l'alunno Pintabono Alessio che frequenta l'alberghiero di Brolo. Oggi vi presentiamo un falso magro di vitello con delle patate Pontenuove e una crema di piselli. Per il falso magro abbiamo pulito la pancia di maiale e aperta a portafoglio, spianata e farcita con prosciutto cotto provoletta e dell'uovo sodo. L'abbiamo arrotolata con dello spago e messa a rosolare in una brunoise di ortaggi e sfumata con del vino bianco e irrorata con del brodo pian piano per circa 40 minuti. Per le patate Pontenuovo abbiamo dato la forma di parallelepipedo alle patate e fritte una prima volta in olio a 140 gradi e abbiamo ultimato la cottura sempre in olio fritta a 180 gradi. Per la crema di piselli abbiamo soffritto uno scalogno e aggiunto piselli e brodo. Ultimato la cottura l'abbiamo frullati e abbiamo creato una crema. L'impiattamento è composto da falso magro tagliato a fette, le patate e la crema di piselli. Sono Daniela Brescia, frequento l'alberghiero di Brolo. Oggi presentiamo un piatto come protagonista il filetto. Abbiamo preparato il filetto pulendolo e scottato successivamente in padella. Dopo aver fatto questo abbiamo fatto raffreddare, l'abbiamo massaggiato con del burro aromatizzato e l'abbiamo messo nel forno per 40 minuti circa su 80 gradi. Abbiamo fatto una quenelle di patate con delle patate bollite, successivamente abbiamo passate, successivamente abbiamo aggiunto del pepe, del sale, del latte, del burro. Abbiamo anche fatto dei funghi saltati in padella con un filo d'olio e uno spicchio d'aglio e anche un fondo di carne.
Buongiorno, mi chiamo Dania Pancaldo, frequento l'Ipsar di Brolo e oggi vi presenteremo l'Imperium, che è un vino mamertino prediletto da Giulio Cesare. È un vino affinato, è un vino affinato che viene messo per 12 mesi in barrique e per altri 6 mesi in bottiglia. Si presenta con un colore rosso violaceo. E al palato si presenta robusto, fitto e molto avvolgente. Lo possiamo abbinare ai primi piatti, alle zuppe, al carne arrosto, al brasato e ai formaggi stagionati. Buongiorno a tutti, mi chiamo Francesca Algeri e frequento l'Ipsar di Brolo. Oggi vi presento il piatto che abbiamo cucinato. E per prima cosa iniziamo sgusciando i carapaci e lasciando solo testa e coda. E poi abbiamo messo della scorza di limone e del pepe. E poi, poi avvolgiamo il gambero nello speck e lo posizioniamo in un piatto aggiungendo del pistacchio un filo d'olio e del bisque fatto con le teste di gambero. È in forno a 180 gradi per 3 minuti. E con questa strepitosa ricetta vi do un buon Natale a tutti voi. Buongiorno a tutti, sono Stefano della Quinta BS e oggi presenteremo uno spumante rosé finché venga della cantina Cambria, che è una cantina che si trova nel messinese. La viticoltura di questo vino viene appunto fatta nella zona del Mamertino ed è fatta appunto dalla famiglia Cambria, che è una famiglia che lavora alla viticoltura sin dalla metà dell'Ottocento. La famiglia Cambria si è impegnata direttamente per la riscoperta di una qualità chiamata nocera. La famiglia Cambria possiede appunto le viti nella zona collinare di Furneri, che è una zona molto soleggiata e grazie all'aria ventilata e alla brezza del Tirreno offre un habitat perfetto per la produzione di uve di alta qualità. Buongiorno, sono Giuseppe della Quinta BS. Adesso vedremo la stappatura del vino che abbineremo all'antipasto. Questo spumante è un rosato con dei riflessi di rame. Ha un perlace molto numeroso, fine e consistente. All'offerto è aromatico con dei settori di agrumi, foglie e fiori di pesco e crosta di pane. Al gusto è fresco, è sapido e minerale, una sottile effervescenza. Mi chiamo Jessica Conforto, studio all'alberghiero di Brolo. Oggi abbiamo realizzato il bianco mangiare. Il bianco mangiare è una ricetta di origine arabo-francese che si diffuse in Italia durante il XII secolo. Questa ricetta nasce inizialmente come una ricetta salata e successivamente gli arabi decisero di aggiungere le mandorle per le loro caratteristiche afrodisiache. In Italia è una ricetta tipica della Sicilia, in particolare dell'antica contea di Modica. Esistono diverse versioni di questa ricetta, ad esempio la tipica ricetta modicana prevede l'utilizzo del latte di mandorla.
In altre versioni di questa ricetta troviamo l'aggiunta di limone, cannella oppure la sostituzione dello zucchero con il miele. Per realizzare questo piatto abbiamo utilizzato per la crema latte, zucchero, amido, un baccello di vaniglia e la cannella. Per la crumble abbiamo utilizzato biscotti secchi, burro e mandorle. Invece per la gelatina al mandarinetto abbiamo utilizzato il liquore al mandarinetto e la gelatina in fogli. E per la decorazione di questo piatto invece abbiamo utilizzato la granella di pistacchio, zucchero a velo, cioccolato e mandorle. Mi chiamo Barbara Pintauli, faccio la quarta BS dell'Ipsar Merendino e oggi vi presenterò questo vino, lo Zibibbo, che è un vino liquoroso che proviene dalla provincia di Trapani, di uve Zibibbe. Queste uve vengono coltivate in un terreno medio intenso e sabbioso, il clima è mediterraneo. La sua macerazione pellicolare avviene per 10 ore e la fermentazione è controllata a aggiunta di alcol neutro di vino. La maturazione avviene in vasca per 6 mesi e per 2 mesi avviene in bottiglia. Questo vino ha un colore ambrato e ha un sentore di albicocche. Ha un gusto intenso ed elegante. Abbiamo abbinato questo vino al biancolante per concordanza, visto che è un dolce siciliano. Sono Maria Grazia, una studentessa dell'alberghiero. Oggi ci siamo cimentati nella preparazione del cannolo siciliano. Abbiamo utilizzato la farina, lo strutto, il marsala, il cacao amaro e lo zucchero. Per prima cosa abbiamo impastato tutti questi ingredienti nella planetaria. Dopodiché, con l'utilizzo del mattarello e della macchinetta per la pasta, abbiamo stesa. Con l'utilizzo delle canne abbiamo dato la forma e l'abbiamo fritti. Mentre per il ripieno abbiamo utilizzato la ricotta e la scorza di arancia. Per la presentazione abbiamo impiattato in maniera differente, da una parte quella classica e da una parte invece quella moderna per esaltare il prodotto con i medesimi ingredienti. Bene, allora concludiamo questa nostra trasmissione dedicata all'Istituto Merendino di Capodorlando, l'Istituto Alberghiero che ha sede a Brolo. L'augurio per questo Natale, che non è solo un augurio di serenità classico legato appunto alle festività natalizie, è che venga sfatato questo mito che le scuole professionali non sono scuole che non sono scuole di serie A, ma sono scuole di serie B. Non è così, la formazione professionale all'interno di questi istituti è fondamentale il legame con il territorio, è fondamentale per il territorio. Auguri di buon Natale a tutti i ragazzi che frequentano questa scuola e ai docenti. Buongiorno, sono la professoressa Maria Angela Sapienza e insegno inglese presso l'indirizzo amministrazione, finanza e marketing. Per intenderci, la vecchia ragioneria, un indirizzo storico, tradizionale, che esiste da quando si è aperto l'Istituto Merendino nel lontano 1962, ma che ha arricchito notevolmente il suo piano di studi per adeguarsi a quelle che sono le esigenze, le sfide dell'attuale mondo lavorativo e per permettere ai giovani di acquisire quelle competenze che li mettono in grado di essere cittadini attivi e consapevoli del XXI secolo. Chi dovrebbe scegliere l'indirizzo amministrazione, finanza e marketing? Beh, sicuramente tutti coloro che sono appassionati del mondo dell'economia e del commercio, in quanto la materia caratterizzante dell'indirizzo è proprio l'economia. Si studia la contabilità e l'organizzazione del sistema aziendale nel suo complesso. Buongiorno, mi chiamo Lorenzo Pizzino, frequento il quarto anno del corso Relazioni Internazionali per il Marketing. Mi sono iscritto in questo istituto, oltre al fatto per le belle ragazze che ci sono, per la passione che ho per la contabilità.
Infatti, ottenuto il diploma, avrei intenzione di diventare un importante commercialista. Ad esempio, qui di fronte abbiamo un software gestionale per la creazione di fatture, bilanci. Ritengo che questo corso mi sta dando solide basi per realizzare appunto il mio sogno. Inoltre, l'indirizzo presenta due interessantissime articolazioni che gli studenti possono scegliere a partire dal terzo anno. La prima si chiama Sistemi Informativi Aziendali, in cui la materia caratterizzante oltre all'economia è sicuramente l'informatica. Infatti gli studenti imparano tutte quelle procedure necessarie per migliorare il sistema informativo di un'azienda, quali per esempio sistemi di archiviazione, organizzazione della comunicazione in rete, la sicurezza informatica, ma soprattutto imparano a creare app, siti web, software specifici aziendali. Dunque, per chi è appassionato delle nuove tecnologie, sicuramente questo è l'indirizzo perfetto. Mi chiamo Karina Martina e frequento il quarto anno del corso Sistemi Informativi Aziendali. Ho scelto questo corso perché in futuro mi vorrei aprire un'azienda di moda e grazie a questo corso sto acquisendo delle competenze solide informatiche. In questo momento sto lavorando per creare un sito web che in futuro mi servirà per crearlo nella mia azienda. La seconda articolazione si chiama Relazioni Internazionali per il Marketing, la cui peculiarità è che i nostri studenti hanno la possibilità di studiare ben tre lingue straniere, l'inglese, il francese e a partire dal terzo anno possono scegliere fra spagnolo o cinese, due fra le lingue più parlate al mondo e sicuramente di grande rilevanza nel settore commerciale. Bonjour, je suis Roberta Ricciardo, j'ai 17 ans. J'ai choisi cette école parce que j'adore les langues, en particulier la langue française, qui est très importante dans le secteur commercial. Je rêve un jour de travailler dans une importante entreprise à Paris. Buenos días, me llamo Corinne, mi apellido Lunghitano, tengo 17 años. He elegido el curso Relaciones Internacionales y Marketing. Primero, porque me encanta el mundo de la economía y la contabilidad. Segundo, porque me gusta mucho los idiomas, en particular el español. Tengo un sueño pendiente, o sea, trabajar en una empresa comercial en España y vivir allí. Good morning, my name is Jennifer and my surname is Carcione. I'm 17 years old. I am a girl with a lot of interest. In particular, I like traveling and speaking English. I chose to attend this course because a year I can study business English. My dream is to work in a big international company in the future. Ma perché scegliere l'indirizzo amministrazioni, finanza e marketing o una delle sue due articolazioni? Beh, perché una volta conseguito il diploma ci si può immediatamente immettere nel mondo del lavoro e gli sbocchi sono notevoli. Vi faccio solamente alcuni esempi. Si può curare la contabilità presso studi commerciali, aziende industriali, di servizi, si può lavorare presso banche, presso assicurazioni. Inoltre, chi prende la specializzazione in sistemi informativi aziendali può diventare anche web designer o database administrator. E perché no, insegnare anche subito, quindi entrare nel mondo della pubblica amministrazione diventando insegnante di laboratorio di informatica. E per chi invece prende la specializzazione in relazioni internazionali per il marketing, può lavorare benissimo nel settore del turismo, per esempio lavorare alla reception di lussuosi alberghi e hotel. Quindi, come potete notare, noi formiamo delle figure professionali che sono richiestissime, fortemente richieste nel mondo del lavoro. Anzi, il nostro territorio ha proprio bisogno di figure professionali competenti che possano dare un incentivo, far migliorare, progredire il nostro territorio, la nostra amata Sicilia. Buongiorno, mi chiamo Marella Ioppolo, frequento la classe quinta dell'indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing. Ho deciso di iscrivermi in questa scuola perché, stando a contatto con le aziende dei miei genitori, mi sono appassionata all'economia. E il mio sogno è quello di portare appunto queste aziende a un livello internazionale. In questo periodo con il professore di diritto stiamo studiando l'ordinamento della Repubblica. Infatti mi trovo sul sito del governo per poter raccogliere informazioni e poi elaborare un articolo da pubblicare nel blog che stiamo facendo con il professore di diritto, che è un'altra materia fondamentale insieme all'economia dell'indirizzo che studio. Inoltre, per chi vuole intraprendere un percorso universitario, beh, questo indirizzo dà accesso a qualunque facoltà universitaria. Ve ne nomino solo alcune che sono perfettamente in linea con l'indirizzo. Gli studenti
studenti si possono iscrivere presso la facoltà di economia aziendale, economia e commercio, giurisprudenza, perché un'altra delle materie caratterizzanti è proprio il diritto, scienze turistiche, scienze bancarie, scienze statistiche, informatica per diventare programmatore o per diventare webmaster, e anche iscriversi all'università di lingue, soprattutto consigliato a coloro che scelgono la specializzazione in relazioni internazionali per il marketing. Io adesso vorrei lanciare un messaggio a tutti gli studenti delle terze medie che si accingono ad intraprendere un nuovo ciclo di studi. Ragazzi, mi raccomando, scegliete con la testa, ma soprattutto con il cuore, perché se voi seguite le vostre inclinazioni e mostrate tanta determinazione, potete davvero diventare padroni del vostro destino e avere una brillante carriera lavorativa. E vi do un altro consiglio, scegliete il merendino e non ve ne pentirete. Sono Aurora e frequento la seconda classe dell'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali. Il nostro indirizzo di studio ci permette di conoscere in maniera professionale il mondo dell'azienda e della loro gestione e promozione. Oltre alle classiche materie come italiano, fisica, scienze, storia e matematica, questo indirizzo prevede l'insegnamento delle lingue straniere, l'inglese e il francese, lasciando anche spazio ad insegnamenti come il diritto, tecniche professionali dei servizi commerciali e tecniche delle comunicazioni. Mi sono iscritta in questa scuola perché mi dà le competenze di poter un domani gestire ed amministrare un'azienda a 360 gradi, e consiglierei a chiunque di iscriversi in questa scuola perché ha un interesse nell'ambito amministrativo della comunicazione. Sono Alessio Costantino, della classe 3A dell'Istituto Professionale di NASA. Nella nostra scuola non si apprende solamente attraverso esperienze di laboratorio, un'altra esperienza formativa è quella appunto dell'alternanza scuola-lavoro. Nell'alternanza scuola-lavoro ci permette di ridurre il divario tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro, fornendoci i requisiti professionali richiesti dalle aziende. Attraverso la scuola e le aziende sono agevolate nel reclutare più facilmente le figure professionali che stanno cercando. Ora vi faccio vedere un grafico confrontando l'anno 2019 con l'anno 2020. Prima inserisco i dati e voglio mettere nel grafico, dopo vado nella scheda inserisci, grafici e metto colonne 3D. Dopo imposto il layout 5 per visualizzare i dati. Dopo vado su seleziona dati, modifico e metto anno 2019 e anno 2020. Dopo ora modifico ancora per mettere i nomi e seleziono tutto e metto ok. Ed ecco qui il grafico. Ciao, sono Valeria e frequento l'ultimo anno dell'Istituto Professionale dei Servizi Commerciali. Qui viene rappresentato lo stato patrimoniale che fa parte del bilancio. Il bilancio, così come previsto dalla legge, non permette di avere sufficienti informazioni per esprimere un giudizio sulle prospettive future di un'azienda. Infatti, per questo è necessario rielaborare gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico. Ciao, sono Cono e frequento l'ultimo anno dell'Istituto Professionale dei Servizi Commerciali. Ho scelto questa scuola perché trovavo interessanti le materie di indirizzo, in particolare l'economia aziendale. Lo so, può sembrare strano, ma questa materia è molto importante per tutti noi. Terminati gli studi ho intenzione di frequentare l'università, iscrivendomi al corso di economia, per poi poter lavorare in un ufficio, in uno studio di commercialista. Sono Carolina e frequento la scuola dell'Istituto Professionale di NASO. Attraverso questi periodi di formazione professionali in azienda si favorisce l'integrazione del mondo del lavoro. La scuola organizza dell'orientamento con le aziende e ci offre un tutor che comunque ci segue durante il nostro percorso scolastico. Conseguito il diploma ci possiamo ammettere sul mondo del lavoro come agente di commercio e addetto alla contabilità. Buongiorno, sono il professore Caruso, insegno progettazione nel corso costruzione ambiente e territorio, una volta ex geologo. Di che cosa si occupa questo corso? Questo corso si occupa della formazione di professionisti che opereranno nel campo del territorio. Sono professionisti che di fatto operano nel settore della progettazione, nel settore della gestione del territorio studiando la topografia, nel settore dell'ambiente studiando le azioni e quelle di fatto le materie come estimo, geopodologia e quant'altro propongono.
cosa fanno, quali sono gli sbocchi del geometra? Gli sbocchi del geometra sono tantissimi. Il primo di tutti, dopo il quinquennio di studi che viene fatto in maniera progressiva, partendo dal primo anno nel cui si fa il piccolo disegno, fino ad arrivare al quinto anno dove si lavora invece sia nel campo della progettazione, della stima, ma non solo. Lavorano nel campo della progettazione energetica con il calcolo delle certificazioni energetiche. I geometri lavorano nel campo della sicurezza e nella gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro attraverso l'utilizzo del decreto 81/2008 e soprattutto alla fine del loro corso di studi diventano dei direttori di cantiere, di fatto dei direttori di impresa. Altro sbocco professionale è quello di andare a poter intraprendere qualsiasi facoltà universitaria. Chiaramente tutta la capacità che il geometra acquisisce è quella di una capacità logico e soprattutto una capacità tecnica che non ha uguali. Il nostro territorio di questo ne è prova. Tutti i geometri che ci sono all'interno del nostro territorio, che operano nel nostro territorio, sono tutti geometri che provengono dall'Istituto Merendino di Capodornano. Buongiorno, sono Flavio Brizzi e frequento il terzo anno dell'Istituto per Geometri e il mio sogno è quello di diventare un architetto e questa scuola mi sta aiutando a formarmi e ad avere delle competenze anche grafiche ma anche di progettazione per affrontare il mio percorso universitario più tranquillamente. Per ora sto lavorando su un programma 3D che mi permette di vedere in tempo reale il mio lavoro fatto precedentemente su carta, ovvero la progettazione di un edificio. Buongiorno a tutti, sono Alessio Barbitta, insegno all'Istituto Merendino di Capodorlando all'indirizzo Servizi per l'Agricoltura e l'Ambiente. E noi attraverso l'Istituto diamo la possibilità ai ragazzi che seguono questo indirizzo di poter esercitarsi all'interno di tre strutture laboratoriali. Innanzitutto la Serra, che si trova nel presso di Capodorlando insieme al laboratorio di chimica, e poi l'azienda agricola incontrata a Amola, sempre nel comune di Capodorlando. Quest'ultima ha una superficie di circa 6 ettari, si trova a qualche chilometro appunto dal plesso di Capodorlando e l'ordinamento colturale principale è costituito da piante arboree come l'agrumeto, l'oliveto e in parte anche la coltivazione della vite. È in atto all'interno dell'azienda una riconversione verso un sistema di produzione in biologico, perché la scuola crede molto in questo aspetto e pertanto stiamo attivando tutta una serie di sistemi e di metodologie affinché possiamo appunto garantire questo tipo di produzione. E ci sono una serie di progetti che la scuola sta portando avanti, innanzitutto è quello della riconversione di una parte di azienda per quanto concerne la produzione di mandorle, quindi verrà impiantato un piccolo mandorledo e verranno anche inserite delle piante di pistacchio all'interno dell'azienda e su qualche terrazzamento verranno impiantati dei frutti subtropicali come il mango, la papaya, il passion fruit. Quindi siamo in continua evoluzione, cerchiamo così di offrire ai ragazzi un ventaglio di esperienze che possono acquisire all'interno della nostra azienda in modo tale a trovarsi pronti all'interno del mondo del lavoro con più competenze possibili. Oggi ci troviamo in serra a svolgere le nostre consuete attività laboratoriali e vi parlerò di come vengono riprodotti i ciclamini. Innanzitutto il genere ciclamo ha origini molto antiche e deriva dal greco kyklos, cerchio, per la forma rotondeggiante. La moltiplicazione che noi eseguiremo oggi sarà per divisione del tubero. Innanzitutto bisogna scegliere le piante più grandi con bulbi ricche di gemme e aspettare la primavera, stagione in cui hanno perso le foglie di fiori. Si comincia suddividendo il bulbo radicale in due parti con un coltello, dopo che ci saremo assicurate che in ognuna di esse vi sia una gemma pronta a germogliare di nuovo. Poi piantiamo il tutto dentro un vasetto con del terriccio da alleggerire mescolando sabbia in modo tale da favorire il drenaggio. A distanza di 90-60 giorni otterremo questo risultato, una pianta ben sviluppata che a distanza di altri 30 giorni inizierà a fiorire. Mi ritrovo quasi alla fine del mio percorso e sono molto soddisfatta della scelta che ho fatto qualche anno fa. Grazie a questo istituto ho avuto la possibilità di
affrontare e comprendere argomenti di grande attualità come la green economy e l'economia sostenibile. E seguendo il messaggio dell'Expo 2015 mi troverò insieme ad altri giovani che hanno intrapreso questo percorso a nutrire il nostro pianeta, operando con scelte oculate e sostenibili per il nostro territorio. Un caro saluto a tutti dall'Istituto Merendino. Oggi andremo a mettere a dimora il finger lime, o come viene comunemente chiamato, limone caviale o caviale vegano. È un agrume di origine australiana che non si sviluppa molto in altezza, ma si sviluppa principalmente in orizzontale, creando un cespuglio spinoso. Durante l'anno vengono fatte più potature, sia per evitare che il frutto si danneggi, sia per facilitare la raccolta. La pianta che andremo a mettere oggi a dimora è una pianta dell'età di 5 anni, che è stata innestata qualche anno fa. Adesso collocheremo la pianta nella buca precedentemente creata. La pianta è stata collocata in un terreno che ha molto drenaggio e principalmente con esposizione al sud. Adesso la pianta appena collocata inizierà a produrre tra circa 20 mesi con le giuste cure. Oggi ho la consapevolezza che la scelta fatta qualche anno fa sia stata una scelta corretta che rifarei. Grazie alle esperienze vissute in questi anni sono riuscita ad acquisire competenze tecniche, scientifiche e pratiche che mi aiuteranno a realizzare i miei sogni e soprattutto a rimanere nella mia zona e nel mio territorio. Vi auguro una buona giornata all'Istituto Merendino di Capo d'Orlando. Oggi ci troviamo qui nel nostro laboratorio di chimica perché dobbiamo determinare il grado alcolico della nostra soluzione utilizzando l'apposito strumento chiamato ebulliometro di Mulligan. È uno strumento molto utilizzato anche nelle cantine ed è anche il metodo più rapido per determinarlo. Si utilizza mettendo del vino all'interno e con il valore trovato dall'ebollizione dell'acqua utilizzeremo il valore trovato per determinare il grado alcolico, che può essere di 14 gradi all'incirca. Il principio di questo strumento si basa sull'ebollizione della nostra soluzione idroalcolica, quindi maggiore è l'alcol all'interno dello strumento e minore sarà il punto di ebollizione. Mi ritengo molto soddisfatto della scelta che ho fatto, anche perché fra non molto porterò a termine il mio percorso di studi. Invito i ragazzi che si vogliono iscrivere a questo istituto a fare la scelta più corretta. Detto questo vi saluto e vi auguro una buona giornata all'Istituto Merendino. Salve a tutti, io sono Antonio Trapiglia, docente di esercitazione di laboratorio odontotecnico presso questo indirizzo che è l'Istituto Merendino. L'odontotecnico è una figura che collabora e lavora a stretto contatto con l'odontoiatra, nonché il dentista. Ci occupiamo di realizzare dispositivi protesici su misura, in gergo cosiddette dentiere, capsule, apparecchietti. È un lavoro che richiede tantissima formazione, tantissima competenza, tantissima passione, perché in realtà lavoriamo sul dettaglio e andiamo a riprodurre dei dispositivi protesici che hanno un margine di errore pari a zero. Quindi si capisce bene che è un lavoro prettamente manuale e di alta competenza. Per quanto riguarda la scuola in particolare, questo laboratorio è molto fornito di tutte le tecnologie che l'indirizzo necessita. A breve avremo anche la parte digitale che è arrivata in questo settore negli ultimi anni. Quindi mi sento appunto di suggerire di valutare l'iscrizione in questo indirizzo perché la formazione offre tantissimi sbocchi lavorativi, perché oltre a esercitare il lavoro di laboratorio odontotecnico si può fare la carriera per insegnare, si può andare all'università, iscriversi a odontoiatria, quindi per diventare medico dentista, si potrebbe scegliere igienista dentale, si potrebbe scegliere anche di lavorare per le aziende che vendono materiale dentale, perché si avvalgono dei tecnici per promuovere il materiale, testarlo. Quindi è un lavoro che ha tantissimi sbocchi e di conseguenza le opportunità di lavoro sono ampie. Quindi un consiglio che mi sento di darvi: venite qui a scuola, venite a visitare i nostri laboratori, toccate con mano quello che può essere il lavoro del vostro futuro. Ciao a tutti, sono Giulia Guglisi, frequento la quarta B dell'Istituto Merendino, indirizzo odontotecnico. Sono qui per parlarvi della mia esperienza in questa scuola. All'inizio quando sono entrata ero molto entusiasta, poi però
ho cambiato un po' idea su questa scuola perché, essendo un indirizzo nuovo, non avevo il laboratorio molto fornito. Ma negli ultimi anni, con l'arrivo della nuova presidenza, il laboratorio è molto più fornito, più pulito, insomma più tecnico, e mi sono di nuovo riappassionata a questo indirizzo. Questa scuola può dare molti sbocchi anche con un solo diploma nel mondo lavorativo. Per esempio, possiamo andare a lavorare in un laboratorio o aprirne uno tutto nostro, o se no possiamo andare all'università o anche fare dei concorsi o comunque, diciamo, lavorare in questa scuola. E per questo io mi sento da alunna in prima persona di consigliarvela. Iscrivetevi. Be it there.